Ciao ragazzi, qui Marco Augustoni di illustratorstartup.com, bentornati in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come colorare un disegno vettoriale sfruttando sia la recente funzione sfumatura freeform, chiamata anche a mano libera, sia i pennelli. Se ancora non conoscete la funzione sfumatura freeform, vi spiego rapidamente in che cosa consiste, anche se in realtà ne ho già ampiamente parlato nel video relativo alle novità di Illustrator CC 2019. Allora, sostanzialmente dalla versione 2019 del software è stata introdotta una terza tipologia di gradiente, oltre ai classici radiale e lineare già presenti, chiamata sfumatura freeform o in italiano sfumatura a mano libera. Perché è stata chiamata in questo modo? Perché consente sostanzialmente di posizionare tutta una serie di punti all'interno di una forma e mescolare quindi più tinte creando fusioni di colore graduali e naturali. Per maggiori dettagli comunque vi consiglio di dare un'occhiata a questo video. Detto questo, possiamo iniziare. Partiremo quindi da questo sketch realizzato a matita ed importato all'interno di Illustrator. In prima battuta andremo a tracciare i contorni e i dettagli della nostra figura. Per farlo sfrutteremo gli strumenti penna e matita. Andremo poi in seconda battuta ad applicare i gradienti freeform, tenendo conto di una palette colori ben definita. E in ultima fase inseriremo delle pennellate per arrivare ad ottenere un risultato di questo genere. Thank you.
Bene ragazzi, vi ricordo che all'interno del mio corso Illustrator Startup potete trovare il video completo con la spiegazione step by step di tutti i passaggi eseguiti in questo tutorial. Illustrator Startup è un percorso formativo che vi permetterà di apprendere Illustrator dalla A alla Z in poco tempo e, a differenza di tutti gli altri corsi online, vi permetterà di apprendere un metodo di lavoro professionale e pratico, divertendovi e imparando in modo rapido ed efficace. Per accedere al corso potete fare clic sul link in descrizione.